Fattore C. Comconsumatori e Radio Polis presentano un programma al servizio dei cittadini. Conduce Alessandro Palumbo. Buongiorno, siamo ancora in onda qui in Telepolis, Radio Polis con Fattore C. Fattore C, fattore consumatori, fattore consigli. Ecco, noi ci eravamo lasciati la scorsa settimana con l'impegno di vederci sul liti condominiali. In realtà in questa settimana abbiamo avuto talmente tante richieste su una vicenda molto delicata, che è quella del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, che abbiamo deciso di fare invece un incontro dedicato all'energia e a tutti i problemi che sono collegati con questo tema. E abbiamo qui con noi infatti l'avvocato Franco Conte, che è un esperto di materia, che salutiamo e ringraziamo per la presenza e al quale io rivolgo subito la prima domanda. Molti di noi diciamo consumatori, di utenti, si rivolgono a noi angosciati da questo passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, perché non sanno quando avverrà, non sanno come avverrà, non sanno cosa fare. Ecco, possiamo dire qualche cosa per tranquillizzarli? Allora, buongiorno Alessandro, innanzitutto ti ringrazio per l'ospitalità nel tuo programma. E sì, il problema della fine del mercato tutelato è un problema piuttosto sentito da parte dei consumatori, anche perché sappiamo che vengono continuamente chiamati telefonicamente da varie società per appunto proporre il passaggio al mercato libero, oppure vengono magari in questo periodo, con il problema del lockdown, questa fattispecie di approccio è minore, cioè quella dell'approccio nei centri commerciali piuttosto che per strada o comunque con operatori porta a porta, che vengono appunto a proporci l'eventuale passaggio al mercato libero. La prima cosa che dobbiamo però ricordare ai consumatori è innanzitutto che non abbiamo assolutamente nessuna fretta, quindi possiamo prenderci tutto il tempo di cui abbiamo bisogno per valutare eventuali offerte commerciali di operatori sul mercato libero e verificare appunto la convenienza per la nostra utenza. Dobbiamo ribadire che il mercato tutelato dovrà avere una sua fine in favore del mercato libero, ma questa cosa è ancora stata allontanata nel tempo, perché abbiamo ancora l'ennesima proroga della fine del mercato tutelato. L'ultima data di scadenza sarebbe dovuta essere il 1 gennaio 2022, ma anche questa ultima data di scadenza è stata portata ancora in avanti fino al 1 gennaio 2023. Quindi le utenze domestiche e le utenze delle piccole imprese, quindi parliamo delle piccole partite IVA, il negoziante appunto sotto casa, il macellaio e via dicendo, queste piccole utenze e le piccole utenze business e le utenze domestiche hanno ancora la possibilità di rimanere nel mercato tutelato sino al 1 gennaio 2023. E è importante sapere questa cosa, proprio perché quando veniamo approcciati dai promotori appunto di contratti, la prima cosa che ci viene detta è appunto, per crearci, come dire, un po' di ansia ed indurci a fare il passaggio, ci viene detto appunto che questa fine è imminente, questa fine del mercato tutelato è imminente, per cui abbiamo la necessità assoluta di fare una scelta immediata e quindi eventualmente anche con fretta. Però dobbiamo ricordare appunto che c'è ancora abbastanza tempo per pensarci. Grazie di queste rassicurazioni. Intanto faccio un'altra domanda. Possiamo darci del tu, Franco, perché tanto siamo della stessa organizzazione, facciamo
tu con più professionalità, ma insomma lo stesso lavoro di tutela dei consumatori. Ecco, c'è proprio una specie di stalking che sta avvenendo nei confronti dei nostri associati, dei consumatori, dei cittadini, che sono presi d'assedio, come dicevi tu, telefonicamente, da chi propone nuove forme, non solo il passaggio al mercato tutelato a quello libero, ma anche forme di risparmio del 30, del 40 per un anno gratis. C'è tutta una forma che il più delle volte è incomprensibile, abbastanza, non dico vicino alla truffa perché sarebbe una cosa scorretta dirla, ma è talmente poco chiara che rasenta appunto l'aspetto truffaldino. Io ti faccio un esempio: i miei poveri genitori avevano sottoscritto senza saperlo tre contratti di fornitura di energia, perché rispondendo al telefono, dando alcuni dati, parlando eccetera, in qualche modo loro non erano consapevoli ma avevano sottoscritto tre contratti energetici. Ecco, quali sono le cose che possiamo fare per difenderci da questo attacco, da questo stalking, e una volta che ci siamo caduti dentro, perché può succedere, che cosa dobbiamo fare per riuscire a uscirne, insomma, senza grossi danni? Sì, Alessandro. Allora, tutta la problematica nasce dalla scarsa chiarezza che c'è appunto sul problema, e il fatto delle continue proroghe del mercato tutelato non contribuisce a dare chiarezza, ma anzi, al contrario, rende molto più complicata la situazione per i consumatori. E sicuramente quando ci propongono, che sia telefonicamente o che sia con il porta a porta, ci propongono il contratto, un nuovo contratto, dobbiamo valutare attentamente le nostre condizioni, le condizioni che ci propongono, e vedere se sono adatte alla nostra tipologia d'utenza. Però dobbiamo ricordarci che anche quando rispondiamo al telefono e ci chiedono dei dati specifici che sono indicati nella bolletta, vale a dire oltre che i dati anagrafici, ma ci vanno a chiedere i dati appunto del POD o del PDR, a seconda appunto se parliamo di energia elettrica o di gas, dobbiamo ricordare che quando diamo quei dati noi stiamo praticamente consegnando la nostra utenza in mano a chi ci sta richiedendo questi dati, e quindi con questi dati e con la sola registrazione telefonica che sarà effettuata si concluderà il contratto, il passaggio quindi al nuovo operatore. Quindi attenzione a dare questi dati perché sono appunto importanti per la stipula del contratto. Attenzione al fatto che può accadere insomma anche che, dando continuamente dati a più operatori che ci contattano nel corso del tempo, si possono verificare dei passaggi multipli verso diversi operatori di energia elettrica piuttosto che di gas, e quindi si può anche avere un accavallamento di questi passaggi e creare quindi una situazione di problematicità per la nostra utenza. L'altra cosa a cui dobbiamo prestare attenzione è che quando ci propongono degli sconti particolari sulle tariffe sulle tariffe che ci vengono proposte, noi dobbiamo ricordare che la bolletta energetica si compone di diverse voci e solo su una di queste voci, ovvero sia sulla componente energia, è possibile operare la scontistica che ci viene offerta, nel senso che ci sono tutta una serie di altre voci che vanno a costituire oltre il 50% della nostra bolletta energetica, tutta una serie di altre voci che, come tutti sanno o tutti hanno sentito dire, insomma, i famosi oneri di sistema, le spese di spacciamento e via dicendo, tutte voci che non possono essere toccate, quindi che non possono essere ridotte e che rimangono sostanzialmente a parità di consumo, rimangono le stesse,
sia se noi siamo nel mercato tutelato, sia se noi siamo in un mercato libero con un qualsiasi operatore. Quindi quando ci dicono, ci propongono una percentuale di sconto, non è, è proprio per banalizzare. Se ci dicono il 10% di sconto e noi abbiamo una media di consumo mensile, quindi una bolletta mensile di 100 euro, noi non abbiamo uno sconto di 10 euro, ovvero il 10%, bensì abbiamo uno sconto del 10% sulla componente energia che è all'interno di quella fattura mensile, che è sicuramente molto più ridotta rispetto alla all'intera fattura che ci viene recapitata. Poi bisogna ricordare che comunque c'è sempre anche la possibilità di tornare indietro, almeno sino al 1° gennaio 2023, sino a quando non cesserà. Per il momento la data ultima è questa, però non possiamo escludere eventuali altre ulteriori proroghe, perché ormai questa è già l'ennesima proroga, forse siamo addirittura alla quarta proroga, quindi di conseguenza non possiamo escludere che ce ne siano eventualmente altre. Ad ogni modo, le utenze domestiche possono ancora, sino al 1° gennaio, anche se sono passate nel mercato libero, possono ritornare indietro e quindi ritornare sul mercato tutelato. È stato chiarissimo. Un'ultimissima domanda: esiste un portale dove qualcuno che è un po', come dire, bravino riesce a fare delle simulazioni per capire effettivamente se c'è una convenienza su un'azienda piuttosto che un'altra? C'è qualcuno che vuole fare un'esercitazione per dire voglio capire, senza farmi, come dire, consigliare da qualcuno che è interessato, che cosa mi converrebbe veramente fare? Sì, allora, a parte quelli che vengono normalmente offerti da vari operatori del settore o comunque che possono essere considerati come dei servizi privati, noi possiamo sicuramente consigliare un servizio istituzionale, che è quello fornito sul sito dell'autorità dell'ARERA, il portale delle offerte, dal quale è possibile fare delle simulazioni e verificare in relazione alla propria utenza, quindi ai dati della propria utenza, che sono tutti indicati nella bolletta, quindi noi possiamo prendere una nostra qualsiasi bolletta di energia elettrica o di gas, su questa abbiamo tutti gli elementi necessari che ci richiederà il portale offerte da indicare, che sono la media consumi annui, che sono la tipologia di utenza, la tipologia di uso di questa utenza e quello che noi e le nostre esigenze, che possono essere appunto una tariffazione monoraria piuttosto che una tariffazione bioraria e via dicendo. Inserendo tutti questi elementi, il portale ci indicherà per il nostro comune in cui è ubicata l'utenza, ci indicherà tutte le possibili offerte attivabili su quella utenza nel mercato libero, con i costi annui che noi andremo a spendere. In più ci darà anche l'indicazione della offerta specifica del mercato tutelato, anche per fare, come dire, una comparazione, oltre che tra i vari venditori del mercato libero, anche tra i venditori del mercato libero e il mercato tutelato, che è comunque sempre un indice di riferimento riguardo sostanzialmente ai prezzi che ci vengono forniti. E a quel punto possiamo fare una valutazione. Addirittura, sempre dal sito del portale offerte dell'ARERA, una volta individuata l'offerta che ci può essere, come dire, che può fare al caso nostro, in quel caso è possibile addirittura andare direttamente sul sito di quel venditore e attivare l'offerta, che rimane comunque bloccata per un certo periodo di tempo. Se invece non abbiamo un'utenza storica, quindi non abbiamo dei dati di consumo medio annuo, perché è una nuova utenza, in quel caso possiamo fare, sempre utilizzando il portale offerte, possiamo fare una simulazione indicando i componenti famiglia, indicando la tipologia di elettrodomestici presenti nell'immobile e quindi le classi energetiche di questi elettrodomestici, e
indicando appunto l'utilizzo che si fa di quella casa, magari può essere una casa che viene utilizzata solo 3 mesi l'anno piuttosto che 12 mesi, e quindi dando tutte queste indicazioni è possibile, sulla base appunto di queste indicazioni, avere anche in quel caso delle possibili l'indicazione sulle possibili offerte che vengono che possono essere attivabili su quell'utenza. Quindi è un servizio utile, è un servizio istituzionale, quindi di conseguenza non è offerto da nessun operatore privato, ma è offerto dall'ARERA, dall'autorità di regolazione del mercato, e quindi è anche importante, e possiamo appunto calibrare meglio le nostre scelte utilizzando questo strumento. Guarda, io ti ringrazio moltissimo, ringraziamo l'avvocato Franco Conte, perché questa è stata una puntata sicuramente molto interessante e anche molto chiara, e credo che molte delle ansie che hanno avuto i nostri ascoltatori, i nostri utenti, i nostri consumatori si siano un pochino calmate, perché hanno sicuramente le idee più chiare. Ti ringrazio ancora, sei stato gentilissimo e soprattutto molto chiaro. Noi ci vediamo per la prossima puntata, che sarà dedicata a un tema altrettanto delicato che molti ci stanno sollecitando. Adesso lasciamo da parte per un attimo le questioni condominiali, perché c'è un tema molto più importante, che è quello del piano vaccinale in Lombardia, che non è molto chiaro e su cui c'è bisogno di fare un po' di chiarezza, perché ce lo stanno chiedendo. Io vi saluto, ringrazio ancora l'avvocato Franco Conte e arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci. Avete ascoltato Fattore C, un programma di Confconsumatori e Radio Polis al servizio dei cittadini. Ha condotto Alessandro Palumbo.